Forse lei di questo scossone aveva bisogno. Ma non ha per forza bisogno del dramma. Mi sembra che basti avanzi quello che prova lei, quello che sente. Non trova? Stia tranquilla, signora. Vedrà che qualcosa le verrà in mente su che farci con questo gran casino. Questa è la storia di un cambiamento, no? La situazione che stiamo vivendo, questi sono cambiamenti ovviamente più dell'animo, dello spirito. Però sei d'accordo su questo o no? Sì, non solo sono d'accordo, ma penso che appunto sia collegato tantissimo a una paroletta che ci siamo detti tanto in questi ultimi 2 anni, che è resilienza, no? Questa capacità così difficile da avere, facile pronunciarla, dirla la parola, ma poi metterla in pratica effettivamente non è così facile. Che sarebbe appunto la capacità di tradurre un colpo basso, un colpo che ti dovrebbe annientare, che ti dovrebbe atterrare completamente, invece in qualcosa che ti fa, che rifiorisce, che ti fa rifiorire in un'altra direzione. Lui è amico di mio nonno. Piacere, Matteo. Piacere, piacere. Queste 3-4 storie, questi 7-8 personaggi, sono piccole storie di resilienza personale. Ognuno di loro riesce, attraverso l'aiuto che dà all'altro, ad aiutare anche se stesso. Inconsapevolmente diventa ognuno di loro diventa la medicina dell'altro. Chi è questo signore? È il mio dottore. Tutore, alle 3 di notte con il tuo dottore. Cosa fa? Anch'io ti ho tradito. Che hai detto? Non ho capito. È grave? No. Sì. No. Ma avete fatto con casino. Io mi sa che sono innamorata. Quanto è importante l'amore in questo percorso, un po' anche nel percorso di tutti noi, no? Insomma, poi amore è una parola enorme, anche un po' generica, insomma, è la capacità di pensare per due. E questo credo che sia poi, no, il nodo su cui si gioca una vita insieme, insomma, no? Un sentimento che però porta, che duraturo. No, questa capacità di pensare ognuno anche all'altro. Mi sono ricordata com'è quando uno è proprio felice. Quando non vuoi più sprecare nemmeno un minuto. T'avevi innamorata pazza? Sì. Sì. È uno stare in ascolto, è un capire, è un sentire l'altro, sentirne i bisogni. E appunto, come dicevamo prima, nell'ascolto dell'altro, nella capacità di intercettarne i bisogni e di aiutare, si aiuta inevitabilmente anche se stessi. Amico di tuo nonno. Hai visto che gentile. Non dico proprio di tuo nonno, potevi almeno dire di tuo padre, non so. Scusi. Mio nonno è più o meno come te.